Ah, sembrava impossibile. Ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, la Juve è campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Questo è stato forse lo scudetto più strano che abbia mai visto, perché comunque diciamo che questo scudetto non va assolutamente festeggiato. Bisogna sempre, pur sempre ricordare che questo è stato l'anno del Covid, la serie è rimasta ferma per più di 3 mesi, è ripresa a giugno, metà giugno, e si è conclusa, diciamo, oggi, il 26 luglio alle ore 23:42, con la vittoria del nono scudetto consecutivo della Juve. Va dato onore ovviamente a noi che da 9 anni vinciamo questo scudetto. Niente, vabbè, parliamo della partita. La Juve che batte 2-0 la Sampdoria con gol di Ronaldo, che era lasciato completamente solo dalla difesa della Sampdoria, seguito da Pjanic, ce la mette all'angolino basso, arriva a 31 gol in campionato, mentre invece oggi Immobile ha fatto una tripletta, è arrivato a 34 gol, è diventato anche il miglior marcatore della storia, marcatore italiano della storia. Sì, con 34 gol per ora, perché mancano ancora 2 giornate. E niente, poi la Juve che troverà doppio con Bernardeschi, che segna dopo 2 anni in Serie A. Sembrava un'infinità, sembrava. Sembrava un'infinità, sembrava. E niente, forse per Bernardeschi sembrava impossibile, ma ce l'ho fatta. Cioè, dopo 2 anni ritorna a segnare in Serie A. Pensavo un po' non segnava dalla trasferta di Frosinone. Sì, Frosinone Juve 2-0, un gol di Ronaldo, appunto, anche di Bernardeschi, ecco. Vabbè, poi Ronaldo che sbaglia anche il calcio di rigore, tira una sassata incredibile che la spara, che spara il pallone sulla traversa. Purtroppo capita. Il secondo rigore è che Ronaldo sbaglia in Italia dopo quello col dopo che ben 2 anni fa glielo parò Sorrentino. Juve Chievo finito 3-0. Niente, poi la Sampdoria che ha fatto una discreta partita, secondo me un gol se lo meritava anche, perché ha fatto tante occasioni, soprattutto mi ricordo anche il colpo di testa di Quagliarella, la grande parata di Szczęsny. Dunque diciamo che questa Sampdoria di Ranieri forse gioca meglio dei cugini del Genoa, che la Serie B se la meritano già da tipo minimo 2-3 anni, perché cioè veramente. Per me se la meriterebbe il Lecce, che oggi purtroppo è stato sfortunato. Stava perdendo 2-0, in 5 minuti già 2-0, poi fai 2-2, perdi 3-2. Vabbè, che ci possiamo fare? Niente, la Juve che si allontana 3 punti, ormai il campionato non conta più nulla perché l'abbiamo già vinto. Adesso la prossima col Cagliari, fuori casa. Il Cagliari che oggi ha pure perso con l'Udinese, poi, cioè, si è salvata con la vittoria dalla Juve, oggi ha vinto in casa del Cagliari. Vabbè. Diciamo che ha fatto una buona parte finale di stagione, quindi sì, una buona squadra. Niente, intanto stavo controllando i minuti. Niente, torna a 3 punti, l'Inter 76 fino a quel momento, prima che giocassimo nella partita, stavamo anche a meno 4. Addirittura ho visto un post di una pagina di merda che si chiama Onesta Interista, che ha detto: siamo a meno 4, se la Sampdoria fa il compitino, andiamo a meno 4, gobà, ci stiamo arrivando. State arrivando, sì. Intanto alle 23:46 ve la siete pigliato in bullo, ve la siete pigliato. E quindi muti e a casa, anche se questo scudetto non va festeggiato, comunque muti e a casa. Adesso siamo andati a uscire di nuovo dalla Champions l'anno prossimo, mi raccomando, con altre riserve di altre squadre. A parte gli sfottò, ovviamente ci sta, il calcio senza sfottò ovviamente non è niente. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che YouTube non tagli qualche parte del video, perché a Udinese Juve non ha messo l'ultima parte finale, perché stanno dicendo che YouTube in questo periodo toglie parti di un video che carichiamo, quindi speriamo che esca tutto per intero. Vabbè, ragazzi, buonanotte a tutti e sempre Forza Juve. Ciao.